Allora, siamo con Daniele Cammilli, che è Head of Marketing and Client Servicing per Protea Asset Management, al quale vogliamo chiedere, all'interno di questo contesto di mercato, come si sta orientando la vostra proposta commerciale. Beh, abbiamo archiviato la delusione per il pessimo 2018, è iniziato questo 2019 con una grande euforia sui mercati a causa del cambiamento nel tono della comunicazione della Fed e anche a causa del rasserenamento sul fronte delle tensioni sino-americane, sulla guerra dei dazi, sulle tensioni commerciali. Probabilmente non è il caso di eccedere con l'euforia e avere un atteggiamento cauto nel posizionare il portafoglio in questo 2019. Per questo anche nel ciclo di incontri che stiamo svolgendo sul territorio, nel nostro consueto roadshow invernale, suggeriamo di costruire la parte centrale di portafoglio, la parte più difensiva, con delle soluzioni flessibili, con ampia delega tattica al gestore, che possono permettere di trarre beneficio, trarre le opportunità che si possono presentare dai salti di regime di volatilità che probabilmente vedremo anche nel corso di questo anno. È un po' l'insegnamento del 2018, quello della mancanza di decorrelazione tra gli asset tradizionalmente difensivi e gli asset più rischiosi, gli asset azionari. Per questo suggeriamo il nostro comparto multi-asset Global Opportunities come una ottima soluzione per far fronte alla volatilità, come ha brillantemente dimostrato nel corso del 2018, figurando ai primissimi posti in termini di rischio e rendimento a fine anno a fronte della fiammata di volatilità di novembre e di dicembre. Sul fronte obbligazionario vediamo del valore sul debito dei paesi emergenti, soprattutto in valuta locale, considerando che i nostri modelli indicano le valute emergenti locali ancora sottovalutate di circa un 10-15% rispetto al biglietto verde. Il comparto di punta in questo senso è il PICT Emerging Local Currency Debt e fa parte di una gamma molto variegata di offerta di soluzioni di investimento sia sul lato corporate che sul lato governativo, sia long che short duration. Sul fronte azionario suggeriamo da sempre il nostro approccio tematico con il lancio recente della 11ª strategia in gamma, il PICT Smart City. Insieme, per chi volesse un approccio più diversificato all'investimento azionario globale, al nostro PICT Global Megatrend Selection, che è un po' la sintesi di tutte le nostre soluzioni tematiche, 10 differenti strategie. Questo comparto ha compiuto recentemente 10 anni di storia, ha offerto il 10% di rendimento annualizzato dal lancio, che direi che è una buona prova della bontà dell'approccio di investimento.